Come erano i giocatori di calcio prima di diventare famosi? Com'era la loro vita? Anzi, andiamo più nello specifico, com'erano le loro case? La maggior parte delle celebrità del pallone non aveva una villa di lusso sin dall'inizio. Non avevano una famiglia economicamente pronta a sostenerli per mandarli, per esempio, agli allenamenti di calcio del doposcuola. Hanno magari visto due cose in TV e dagli altri in strada, per poi impegnarsi e sudare. Oggi vedremo delle case che lasceranno tutti davvero a bocca aperta. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova classifica dove vedremo come, nonostante la fama, da piccoli alcuni calciatori non erano per niente ricchi come alcuni pensano. Se siete seduti come sempre o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. Lionel Messi. Cominciamo subito con uno dei giocatori più forti del mondo. Il suo patrimonio è di circa 400 milioni, chiamato La Pulce, per via della statura. Ma non per questo non è un giocatore capace. Anzi, a soli 17 anni ha indossato la maglia della prima squadra del Barcellona. Ha una storia abbastanza difficile alle spalle per via di una malattia che stava per fermare la sua carriera. Le cure mediche costavano ben 900 dollari al mese e la sua famiglia non se le poteva permettere, ma in qualche modo è riuscito a farsi notare per le sue incredibili doti dal Barcellona, che lo ha preso a carico pagando le cure ospedaliere. Suo padre lavorava in un'azienda di acciaieria e sua madre era una donna delle pulizie. Facevano fatica ad arrivare a fine mese, eppure non hanno mai voluto far mancare niente al loro piccolo Lionel. Questa era la vecchia casa in cui vivevano a Rosario, in Argentina. Una casa normale, in una zona del quartiere abbastanza tranquilla, nonostante spesso si sentissero di attività criminali. All'interno era abbastanza piccola, ma non importava. Finché aveva una famiglia amorevole, a Messi andava bene qualsiasi cosa. Ad oggi è diventata quasi una meta turistica per i più appassionati. A Rosario tutti conoscono la zona. Non sembra abitata da nessuno la casa. Alcune voci dicono l'abbia comprata Messi stesso per tenerla come ricordo, ma di questo non sono sicurissimo. Di una cosa sono sicuro però, della nuova abitazione del calciatore. Anzi, in realtà ne ha più di una di casa, ma quella conosciuta da tutti e in cui rimane più a lungo è a Barcellona, nella zona di Bellamar, ricchissima e piena di persone con i soldi. Per questo motivo una normalissima villetta solitamente viene valutata dai 5 milioni di euro in su. Essendo lui uno che non bada a spese per quanto riguarda la sua dimora, ne ha comprata una che supera i 7 milioni. È completamente attorniata da un giardino, è un parco giochi per i bambini, munito di ogni genere di divertimento. Pensate che una volta aveva avuto problemi con dei vicini chiassosi e rumorosi. Lui per liberarsene li ha pagati, visto che erano in difficoltà economica e non potevano permettersi di rimanere a lungo in una zona costosa. Neymar. Questo calciatore è al centro di molti piccoli scandali economici e non solo. È diventato famoso sia per le capacità ma anche per l'incredibile cifra con cui è stato acquistato dal PSG, da cui sono nate mille altre controversie. Sembra per esempio che debba restituire dei soldi al Barcellona perché non aveva rispettato il contratto stipulato prima con loro e cambiando maglia. Ma non ci interessa questo. Il suo patrimonio netto è abbastanza un mistero, visto che dopo il trasferimento ha cercato di essere più discreto possibile sulla questione denaro. Dovrebbe essere sopra i 100 milioni. Nulla di certo. Ma com'era la sua vita prima di fama e scandali e infortuni strani? Oggi è considerato anche lui tra i migliori e già da piccolo non scherzava. Aveva ereditato la sua passione dal padre, che lo ha sempre incoraggiato. Questo è il posto dove è nato e cresciuto. Siamo in una zona povera dove i bambini giocavano scalzi con un pallone sgonfio. Eppure la passione c'era tutta, proprio come ad oggi. Lui era diverso dagli altri suoi amichetti. Nei primi tempi si faceva sconfiggere in quelle strade e vicino a quella casa, ma aveva una scintilla che gli altri non possedevano ed è per questo che si è convinto a migliorare sempre di più. E quella casa rappresenta per lui un importante punto di partenza. Con gli anni, dopo aver acquisito soldi e fama, anche lui si è preso il mega villone, più di 6.000 metri quadri di terreno e 8 milioni di valore. Ha ovviamente la sua piscina personale per poi continuare con un campo da tennis e un eliporto, una palestra più attrezzata di tante altre in giro per cui dovremmo pagare un abbonamento e un piccolo porto dove tenere uno dei suoi yacht. Sì, insomma, non si è fatto mancare proprio nulla. Tanti lo hanno odiato per il suo trasferimento, altri invece hanno detto che ha fatto bene ad andarsene dal Barcellona, visto che era oscurato dalle capacità di Messi. Voi che ne pensate? In effetti era abbastanza competitivo con quest'ultimo e la villa che ha preso supera in grandezza quella di Messi. Non è ufficiale, ma alcune fonti dicono l'abbia comprata apposta più grande. Cristiano Ronaldo. Ovviamente non poteva mancare il calciatore che in questi anni è stato partecipe di molte notizie italiane. Cristiano Ronaldo ha un patrimonio netto di 460 milioni,
Di fatto è uno degli atleti più ricchi e famosi del mondo, ed è proprio su questo che si basa molta della sua carriera. Prima ancora dell'abilità, tantissimi lo conoscono per via di sponsor, beneficenza e ricchezza, ma questo non vuol dire che si sia guadagnato tutto tirando due gol per la bellezza. Da piccolo non era per niente la persona che conosciamo e vediamo oggi. Ha avuto grossi problemi con il suo aspetto e in generale nella vita. È nato nell'85 quando la sua famiglia era in bruttissime condizioni economiche. Viveva a Sant'Antonio, il quartiere più povero dell'isola di Madeira, in una catapecchia fatta di assi di legno e mattoni attaccati casualmente, nemmeno verniciata, con un tetto coperto di lamiere per coprire i buchi da cui pioveva dentro tutte le volte che c'era brutto tempo. Viveva in condizioni quasi disumane. Il padre aveva troppi problemi di alcolismo per potersi occupare della famiglia, ma c'era un raggio di luce. Un giorno aveva detto a sua madre che sarebbe diventato il calciatore più forte del mondo e che le avrebbe comprato una casa più bella dove non avrebbe dovuto nemmeno pulire, perché ci avrebbe pensato qualcun altro. Questa cosa la fece piangere e sapeva che prima o poi sarebbe successo. Tanti avevano cominciato a notare le sue capacità. Nella prima squadra in cui aveva militato da bambino avevano notato che era troppo magro per la sua età e denutrito, ma che comunque riusciva a superare ogni singolo giocatore nella sua squadra senza problemi. Era impressionante. E da lì le cose sono andate sempre meglio. Ecco invece la casa che ha adesso e che preferisce a qualunque altra villa che possiede, a Marbella, situato in una zona molto ricca. In realtà vale solo, si fa per dire, 1.600.000 in confronto alle altre che ha. Secondo le sue parole è quella con la vista migliore, dove vorrebbe concludere la sua vecchiaia. La seconda villa preferita è più costosa, si trova invece a Torino, completamente isolata dagli altri e con una vista altrettanto magnifica. Ne ha fatta di strada ed è anche riuscito a comprare la casa a sua madre. Alexis Sanchez è un calciatore cileno attaccante dell'Inter in prestito dal Manchester United e della nazionale cilena. Nato a Tocopilla in Cile, dove i suoi genitori avevano la prima casa, è stato da sempre molto precoce e capace di giocare in varie posizioni. In Cile è il miglior marcatore mai esistito e nemmeno in Europa le sue abilità sono passate inosservate. Anche lui ha avuto un'infanzia difficile, ha vissuto in due case. Suo padre aveva abbandonato tutta la famiglia, la madre faceva tre, forse anche quattro lavori per riuscire a mantenere tutti i suoi figli, ma non bastava. Le spese stavano diventando troppe, non era nemmeno in grado di mandarli a scuola e questo le spezzava il cuore. Così decise di affidare almeno Alexis a qualcun altro di cui si fidava e che potesse nutrirlo. Suo zio aveva visto le capacità del bambino e lo adottò. Questa fu la svolta. Non poteva andare a scuola, quindi Alexis si allenava quasi ogni giorno a calcio. Sempre suo zio, che non era né povero ma nemmeno abbastanza ricco da mandarlo a scuola, decise di finanziare con i pochi soldi rimasti la sua piccola passione, iscrivendolo a un'accademia di calcio. Non aveva molta esperienza e per quanto fosse bravo non era abbastanza, ma in quell'accademia sembra abbia imparato così tanto da farsi notare da squadre importanti. Suo zio a quanto pare aveva investito bene. Ad oggi vive in questa mega villona a Manchester con tanto di campetto da calcio per allenamenti personali, del valore di 2 milioni di dollari. Ha una stanza solo per un pianoforte, un vero bar-ristorante e tanto altro, tra cui una palestra personale, garage con auto di lusso. Non è in centro perché a lui non piace moltissimo sentire il casino. Sadio Mané. Molti sono in realtà i calciatori africani in grado di farsi valere nel mondo. In quel paese il calcio è un sogno di tanti, nonostante in tante parti ci sia una povertà assoluta. Abbiamo per esempio Sadio Mané del Senegal, fa parte ora del Liverpool. Da piccolo viveva in Senegal insieme a suo zio perché i genitori, avendo moltissimi bambini, non potevano permettersi di mantenerli tutti. Aveva una piccola TV da cui guardava le partite della Premier League e ogni sera, quando c'erano le partite, sognava di far parte di quei campi e di quelle squadre. Non poteva permettersi di andare a scuola, quindi passava le giornate ad allenarsi vicino alla capanna in cui abitava, fatta in parte di mattoni, lamiere e paglia. Non era il massimo, ma è stato il punto di partenza. I suoi genitori non accettavano la sua passione per il calcio, o almeno all'inizio. Odiavano questo suo lato, erano molto religiosi e si aspettavano altro. Ma piano piano era riuscito a convincerli. Quando in un torneo nel villaggio era riuscito a dimostrare di riuscire a battere tutti gli altri bambini. Questo aveva convinto anche il resto degli abitanti e decisero tutti insieme di raccogliere soldi per lui. Volevano mandarlo nella capitale a competere contro i migliori. Alla fine, dopo tanti sforzi, ci andò. Da lì cominciò la sua incredibile carriera, dalla povertà più assoluta a questo. Si tratta molto bene e cerca di non farsi mancare mai nulla, ma non ha dimenticato il posto da cui proviene. È famoso per essere un calciatore integro, con sani principi familiari. Ogni anno fa decine di donazioni, costruisce scuole, ospedali e lui stesso lavora per dare un contributo.
questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.